14:30, gli ultimi figuranti del corteo storico del gioco dell'oca della città di Cagli stanno chiudendo la lunga carrellata dei meravigliosi costumi. Quest'anno, come già si diceva, il Palio dell'Oca si è arricchito di tanti avvenimenti. Uno di questi è proprio il gemellaggio con la città di Cagli, che ha fatto sfilare centinaia di figuranti dalla piazza Duomo fin qui, attraverso via Duomo, corso Cavour, piazza della Repubblica, via del Duomo. I cavalieri di Orvieto che oggi disputeranno questo palio contraccambieranno la visita nella città di Cagli sfilando per le sue vie con i propri cavalli nel mese di agosto, quando là ricorre il gioco dell'oca. Intanto l'oca di legno donata dall'artista Fausto San Giovanni al comitato di questo palio viene portata a bella mostra tra il pubblico. La stessa è entrata quest'anno nella processione nella giornata della ricorrenza del santo patrono di Orvieto, San Giuseppe. La piazza è già stracolma di tante persone che si aspettano dal palio quei momenti di ansia, agonismo, curiosità che già le due edizioni precedenti hanno saputo dare. Per rendere onore ai figuranti della città di Cagli, il comitato di questo palio ha pensato di fare un abbinamento tra le due contrade orvietane e Cagli di sopra con Cagli di sotto. Ed ecco giungere Catherine Spack accompagnata da Fausto San Giovanni, l'artista che crea per la nota attrice tanti oggetti di legno e che ha ospitato la Spack in questa occasione del palio per farla nominare madrina della manifestazione. La banda dei granatieri di Sardegna si sta esibendo per la folta platea giunta qui da ogni parte del comprensorio. Dal Palazzo del Popolo a Bella Mostra sporgono su quattro stendardi quattro simboli comunali a ricordare la potenza del comune di Orvieto quando dominava i territori da Orbetello a Marciano. Sempre sulla terrazza del palazzo i numerosissimi figuranti di Cagli che con i loro antichi costumi sembrano far risaltare ancora di più la bellezza del Palazzo dei Congressi. Anche quest'anno cronista di questa manifestazione è Alberto Giubilo. Vogliamo ricordare che questo palio si disputava ad Orvieto fin dal 1561. Il Palio dell'Oca dunque è una gara riservata ai cavalieri locali che trae spunto proprio dal campanilismo che caratterizzava le opposte fazioni di Cavaroli e Pistrellesi. Il regolamento però prevede che ai cavalieri locali si uniscano anche quelli di fuori, purché appartengono a club ippici del comprensorio orvietano. Ed ecco quindi vedere tra le squadre delle due contrade cavalieri di comuni diversi, quale ad esempio quello di San Venanzio, il più distante da Orvieto. E al suono delle chiarine dei figuranti di Cagli si dà inizio ufficialmente alle gare di questo palio 1992. I 40 cavalieri delle due contrade stanno entrando nella pista che sarà tra poco luogo di competizione e di scontro. Gli applausi numerosissimi stanno a significare la presenza di molti orvietani che per forza di cose appartengono alle due contrade. Non mancano però gli spettatori di ogni parte del comprensorio orvietano. Il palio è oramai una manifestazione che riesce a richiamare nella città numerosissime attenzioni. Sentiamo a questo punto la voce del cronista Alberto Giubilo. Sempre più importante e alla vita sempre più di interesse non solo degli orvietani ma di tutti i turisti che vengono normalmente a inebriarsi delle bellezze di questa città unica nel mondo. Un saluto da parte del presidente del comitato organizzatore dell'ICA a tutte le autorità presenti, mentre un applauso vi prego di rivolgere con grande affetto a una delle donne
preparato, il più grande del nostro mondo cinematografico e televisivo, la signora Caterina Pazzi. Intanto vediamo le due squadre uscire dalla pista di competizione, il capitano con carella per Pistrella portarsi dietro il somaro di legno ricevuto in regalo dalla squadra della Cava e a sua volta il capitano della Cava trascinarsi l'altro maggio, la capretta. Ecco, questa è oramai un'usanza, scambiarsi dei doni prima di cimentarsi in questo palio. L'anno scorso furono scambiati per regali un somaro ed una soma. Ecco, questo ad indicare tutto sommato l'amicizia, la stima che lega poi questi cavalieri tra di loro. Oggi qui a cimentarsi, a combattersi, ma insieme in altre circostanze a passeggiare con i propri cavalli. È proprio questa amicizia che rende questo palio sempre bello, sempre interessante, sempre più vero. Ecco i cavalieri portarsi nella piazza Vivaria dove li attendono i propri cavalli. Oh, qui vediamo il cronista Alberto Giubilo a dare inizio a questa manifestazione. La prima corsa, tutte e due hanno messo nel cesto il drappo, ma ci sembra che il Cavarolo è arrivato un attimo primo e quindi aggiudica per primo il punto alla propria squadra. Cava 1, Pistrella 0. Seconda corsa. Ah, tutte e due hanno strappato il drappo, ma solo il Cavarolo. Signor Papini, giovane cavaliere, è riuscito a centrare il canestro, a depositare il drappo nel canestro. Cava 2, Pistrella 0. Ad ogni punteggio sentite le urla da parte dei tifosi delle due contrade. Una piazza stracolma di spettatori e siamo in attesa della terza corsa. Romano con la terza corsa. Una corsa nulla, nessuno dei due è riuscito ad aggiudicare il punto alla propria squadra, quindi il punteggio rimane invariato. Cava 2, Pistrella 0. C'è qualche rammarico, qualche discussione, qualche considerazione? Purtroppo è andata così.
Ricordiamo che questa mattina in questa stessa piazza le prove generali, e in questa prova sono stati fatti gli abbinamenti per queste corse. Ecco la quarta corsa, la cava ancora vincitrice, il cavaliere Cavarola ha giudicato ancora un punto alla propria squadra, quindi Cava 3, Pistrella 0. Una cava agguerrita, però vogliamo un pochino ricordare l'anno scorso la cava partì velocissima, si aggiudicò i primi punti e poi purtroppo si fece strappare il tanto ambito Palio. Speriamo che non sia così, noi non vogliamo parteggiare per nessuno. Ecco, abbiamo solo voluto ricordare un avvenimento dell'anno passato. Siamo in attesa della quinta corsa. Vediamo cosa succede. Tambe due hanno strappato il drappo, ma ci sembra che i pistrellesi si sono aggiudicati questo primo punto. Sì, infatti il punto viene aggiudicato alla contrada di Pistrella, quindi 3 per la cava, 1 per Pistrella. Siamo alla quinta corsa, tra poco vedremo la sesta, i cavalli nervosi alla partenza come ogni anno, tanti sono le grida, gli applausi e questo rende i cavalli un po' nervosi. Ecco il secondo punto per la squadra di Pistrella. Ecco una contrada che si sta ridestando a questo capovolgimento, a questo avvicinamento al punteggio della cava, e quindi grossi abbracci, grida per il cavaliere che ha giudicato il punto, questo secondo punto. Ambedue hanno strappato il trappo, però ci sembra che Pistrella è arrivato qualche attimo prima a metterlo nel cesto, quindi 3-3, vedete la gioia, il pareggio in questo momento, il pareggio, le due contrade sono pari, 3-3, una gara nulla. Vediamo, ecco che Pistrella con questa corsa passa in vantaggio, 4-3, 4-3, tanta mestizia da parte dei Cavaroli, uno sfogo di allegria, di esuberanza da parte dei pistrellesi. Corsa nulla. Il Cavarolo non era riuscito a strappare nemmeno il trappo, ma il pistrellese non è riuscito comunque, dopo averlo strappato, a metterlo nel cesto. Quindi ancora punteggio invariato. Pistrella 4, Cava 3. Intanto alcune considerazioni, riflessioni fanno parte del gioco. Un certo rammarico per perdere dei punti. Ed ecco che però, ecco, un giovane cavaliere, Danilo ci dicono si chiama, è riuscito di nuovo a ridare un punto alla squadra. Ecco, dopo un grosso intervallo che aveva lasciato un po' scoraggiati i Cavaroli, ecco che Danilo ha rianimato il tutto, riportando la propria contrada a pareggio con quella di Pistrella, 4-4. Al Cavarolo è caduto di mano il trappo, il pistrellese non è riuscito a strapparlo, quindi corsa nulla, ancora 4-4. Delle scuse ai propri compagni di squadra da parte dei cavalieri, che purtroppo, ecco, non è andato a buco il punto.
Ed ecco una corsa attesa, una corsa poi che ha voluto l'abbinamento, vedere due amazzone concorrenti. Quest'anno sono due l'amazzone e l'abbinamento ha voluto che corressero insieme. L'abbinamento, ricordiamo, sono state fatte questa mattina, due amazzone, ciascuna per una squadra. E queste due amazzone dovranno, se la corsa non è nulla, portare una delle due squadre di nuovo in vantaggio. Vediamo quale sarà l'amazzone più brava, più ardita. Andatura velocissima, tutte e due hanno strappato il drappo, tutte e due forse sono riuscite a mettere nel cesto, ma ci sembra che quella della cava è arrivata qualche attimo prima. Sentiamo cosa ci dice la giuria. Sì, in effetti la cava è passata in vantaggio. Ecco l'amazzone della cava, ricevuta da tante strette, ha riportato la cava in vantaggio. Ecco il capitano della cava, che poi tra l'altro è anche il marito dell'amazzone che ha concorso. Ecco, un abbraccio d'affetto, d'amore, di stima, di gioia. La cava di nuovo in vantaggio, 5 pistrella 4. Un palio veramente combattuto, un palio che sa tenere con l'animo sospeso sia ai concorrenti ma anche a questo pubblico così folto, così numeroso, così sportivo, che sa dare con i propri applausi il giusto incitamento ai concorrenti. Quindi cava 5, pistrella 4. Il palio è ancora tutto da combattersi, tutto da vedersi. I cavalieri di questa corsa stanno sulla linea di partenza, sono partiti in questo momento. Tutte e due hanno strappato il drappo, ma i cavaroli sono riusciti per prima a metterlo nel cesto. È Fausto San Giovanni. Fausto San Giovanni che ancora assegna un punto alla squadra della cava. Cava 6, pistrella 4. Fausto San Giovanni, vogliamo ricordarlo, il cavaliere che come l'anno scorso ha donato la madrina a questo palio, un abbraccio con il signore Arnolfo, il più anziano cavaliere. Oggi non concorre per l'età, ma nelle giornate in cui il cavallo diventa un amico di passeggiata è sempre presente insieme a questi concorrenti. Ed eccolo qui vicino ai protagonisti di questa giornata, a fare i propri auguri, a dare i suoi consigli come sempre. È il più anziano, il più esperto di cavalli. E la cava ancora trionfa. La cava ancora trionfa. Quindi 7 a 4. Un vantaggio che incomincia a far pensare ad una vittoria definitiva di questa contrada. La cava. Le corse intanto si susseguono con celerità, una corsa nulla, i drappi sono stati strappati, ma si sembra nessuno è riuscito a metterlo nel cesto. Ecco, queste corse nulle a questo punto della corsa non favoriscono certamente la squadra perdente, quella che sta indietro. Ancora 7 a 4 il risultato. Ecco, il primo anno, 3 anni fa, fu vinto dalla cava, anno scorso da Pistrella, e quest'anno ci sembra a questo punto tutta l'aria di vederlo ritornare nella contrada della cava. Tanto una pausa, tra i cavalieri ci sono delle discussioni. Qualche contestazione, qualche cosa che non trova l'accordo dei giudici, ma è una gara e quindi questo è normale. Forse qualche parola in più.
qualche discussione di troppo, il rammarico di una squadra che incomincia a stare un po' troppo indietro, la gioia forse troppo eccessiva, l'esuberanza di una squadra che sta troppo già in avanti. Vediamo cosa sta succedendo, purtroppo, una corsa nulla ancora, e questo quindi non favorisce certamente la squadra di Pistrella. Sentiamo grosse grida da parte dei tifosi contradaioli. Vediamo delle facce meste, quelle sicuramente sono i tifosi dei pistrellesi, che oramai hanno perso ogni speranza di conservare lo stendardo del Palio. A titolo di cronaca, lo stendardo viene tenuto dalla contrada vincitrice presso una delle chiese rionali della contrada. Sappiamo che alla contrada di Pistrella fa parte il rione dell'Olme e di Serancia, a quello di Pistrella il rione di Santa Maria e della Stella. Anno scorso il Palio è stato conservato nella chiesa dei Servi di Maria Riparatrice. Ecco ancora un'altra corsa, una corsa anch'essa, ecco a questo punto ancora giudicato alla cava, e quindi non ci resta che assistere passivamente, così diciamo, alle ultime corse, assistere alla bravura dei cavalieri senza più, ecco, stare a contare il punteggio, visto che a questo punto non c'è più possibilità per Pistrella di arrivare i concorrenti Cavaroli. Ecco, anche questa corsa abbiamo visto è nulla, quindi ancora un punteggio 8 per la cava, 4 per i pistrellesi. Intanto tanti cineamatori sulla piazza a filmare questi momenti. Vediamo queste ultime corse completamente nulle. Forse i contradaglioli non ci mettono più quella grinta, visto oramai il risultato che sarebbe necessaria invece per dimostrare la bravura, e i cavaroli forse non ci mettono più tutta la spinta, la forza per aggiudicare altri punti alla propria squadra, visto oramai la vittoria della propria contrada. Siamo oramai all'ultima corsa, c'è nervosismo, noi non possiamo vedere la linea di partenza da questa nostra postazione, ma ci dicono che i cavalieri e i cavalli arrivano in quella postazione alquanto nervosi. Ed eccoci all'ultima corsa, i due capitani della squadra, delle due squadre, e il capitano della squadra della cava ha dato ancora un punto ai cavaroli, quindi cava 9, Pistrella 4. Vedete, viene portato in trionfo il capitano. Un Palio che, come ogni anno, ha offerto folklore, ha offerto divertimento, ha offerto tanti attimi interessanti, agonistici, ma soprattutto un Palio leale. Ecco, un Palio che ha messo in pista la bravura, la lealtà, l'amicizia. In fin dei conti era un gioco, in fin dei conti questi signori che oggi si sono dati battaglia sono gli stessi che nelle giornate libere, nelle giornate di domenica e di sabato, si rincontrano con i propri cavalli per passeggiare nella campagna orvietana. Intanto il suono delle chiarine dei figuranti di Cagli arricchiscono questi momenti con le loro note squillanti, ed ecco momenti tanto commoventi, diciamo così. Dopo quelli di trionfo e di mestizia da parte delle due squadre, ecco l'abbraccio.
l'abbraccio che vuole, che sta ad indicare tutto sommato l'amicizia, la stima che lega tutti loro. Ecco, ora inizierà la gara per il paliotto. Il paliotto che dovrà assegnare la vittoria al cavaliere più bravo. Quindi è una gara individuale